sono felice quando ammazzo Giorgio. Lo facevo ridere. No, no. Avete riso voi. Cioè l'unica che veramente ha dimostrato che non faceva ridere sono io. No, non faceva ridere. Ma io ho riso del fatto che non faceva ridere. Ehi, che è successo? Chi t'ha dato il permesso? Ma niente, era irresistibile. Era lì tutto fermo, cioè, capito? Adesso voglio provare anch'io, ma non lo farò. Sì, vabbè, no, no, non lo farò perché è subitissimo. Iniziamo con i mostri. E inizi no? È certo, è certo. E che faccio, iniziare a te che sei un topo stupido? No. Ma cos'è questo? Tua sorella è strisciante. Tutto questo, bruttissimo. Guarda, è un verme. Adesso ti faccio vedere. Alex è un imbecille. No, scherzavo. Ciao, ciao. Alex oggi veramente vuole le botte. Sei veloce, eh? Molto veloce, molto abile. Allora hai scelto questo davvero? Sì. Ah vabbè, ciao. Può anche divenire invisibile comunque. È piccolo ma letale quello. Bravo, lo dico io. Sì, perché quando ti si insinua lui è alla fine non lo togli più, non lo togli più di dosso, hai capito? È una cosa terribile. Ma sta mappa è troppo rotta, hai già perso. Ci sono molti posti. C'è tipo un edificio molto grande, un bel grattacielo lì che gratta le palle del cielo. No, facciamo che non vale. No, come non vale? Come no? Vale, usa solo quello. C'è. Allora, tacete, babbani incredibili. Potete andare a nascondervi anche lì dentro per il momento. Poi casomai decidiamo. Se non vi trovo, casomai. Ma ci sono dei pisellini di pietra qui comunque. Si vede? Non guardarmi. Non sono dei pisellini, cioè, qualcuno si è divertito a fare bimbetto, eh? Qualcuno ha fatto il bimbetto qui a costruire non i pisellini. Non è stato Alex, per sicuramente. Alex, non ti diverti ma a fare. Ma sono stato io. Vergognati. Allora, io ho visto un imbecille volare. È Alex. Alex, io vedo esattamente dove sei. Se vuole non va. Ma non stava volando, è caduto dal palazzo. Vedo anche bene. Anna no, sono no, dietro aspetta, di te. Sto cercando un posto. No, 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 non è vero che sei dietro di me, non è vero. Se io non ti vedo tu non esisti. Se non io non ti vedo via. Tu non esisti. Vabbè, non via. Ok, via. Allora, da adesso in avanti siete pregati di stare fermi dove siete, perché il modo più facile di farsi trovare fermo. È muoversi. Grazie Alex, tu sì che sei un genio. Bravo. Complimenti. Cos'è sto molto. Credo di essere io. Alex copia gli nascondigli. Alex copia tutti i nascondigli. C'è un rumore, ma cosa? Ma è? Sono io questa cosa? Ma è terribile. Più. Ah, cioè, senti che rumore. Però. Sai cosa fa ridere anche, no? Cioè, ci sono due cose che fanno ridere. Dai. Allora, una. Anzi, tre cose. La prima cosa è che Alex c'ha il microfono un pochino in bocca. Sì, non tanto, ma un sì. pochino in bocca ce l'ha. Poi lo sta un po' ciucettando. Si rovina così poi, eh. Però, seconda cosa che fa ridere era quel rumore molto buffo. Terza cosa che fa ridere, c'è Cicco imbecille a due metri da me, muori. No, no, aspetta, parliamo un attimo. No, sei morto. Non mi vale, vai. Ho un cettore salvezza. No, non c'hai niente. Allora, non vale scapparsene. No, come non vale? No, dai. non vale. Mi dispiace, non hai capito niente. Va bene, sono in acqua, dove sei? Mi sono perso. Che cosa triste. Aspetta però, perché ogni volta che io cerco di accucciarmi, parte sto rumore. E allora non ti accucciare, porca miseria, sembra che sta girando un aspirapolvere. E Cicco si muove, io devo accucciarmi, stai sono fermo. Sono fermo. aspetta, però possiamo collaborare tipo un attimo. Uccidilo! No, non uccidilo. Ok, cosa grazie. Collaboriamo? Aspetta. No, aspetta. È stata una collaborazione corta. Non è bella questa collaborazione, no? Però è stata una collaborazione buona, perché entrambi siamo stati felici di questa collaborazione. Cosa ho guadagnato io? Niente. Come la morte. Io ti ho ucciso. È bello. Non è bella la paura. Beh, vedi, è un grande guadagno, no. Bene, adesso continuerò a cercare. Comunque guardate, Cicco sei un pisello, perché dentro l'edificio, no? Dentro quel palazzone che c'è, è un ottimo posto ma per nascondersi. E come barare? Perché è impossibile trovare lì. Ecco perché non ci no, sono. No, non è vero. È facile. Fatti brutto. Sì. Il fatto che due abbiano detto che non è vero mi fa pensare che almeno due, ma forse anche tre, non è vero, siano insidiati dentro il palazzone. Oddio. Allora, non serve ricordarvi che ovviamente una volta che voi avete scelto il posto dove stare nascosti, non potete cambiare. Ovviamente, ognuno è fedele al proprio posto. Chi che sta facendo così? Scusa, ma scusatemi. Che animale sei? Ma sei una bestia orribile. Ho visto una cosa molto brutta. Interessante. Posso richiedere una cosa? Un servizio di pagamento al massimo. Dai, ti pago in caramelle. Dimmi Anna, dimmi tutto. Che per caso trovi qualcuno, puoi dire prima il nome? Non lo so. Per favore. Non lo so. Allora, c'è una cosa strana.
credo che, allora, se non sbaglio, Giorgio, tiro a indovinare. Secondo me tu hai visto la luce, giusto? Hai visto la mia luce muoversi? No, io ho visto te. Hai visto me? Tu mi sei andato vicinissimo, hai guardato e hai detto: ma non c'è niente qui, me ne vado. Come posso? Guarda che sono invisibile. Ti hai minimizzato il popolo. No, no, non lo eri invisibile. Hai aperto una porta, sei entrato con la testa e te ne sei andato. L'ho visto prima, però non puoi tornare, non vale. Quanto tempo fa è accaduta questa vicenda? 20 secondi, 30 secondi al massimo. Non è vero mai, non è vero mai. Di più, mai. Cioè, tu hai visto? No, di meno, te lo dico io, di meno. Vabbè, torni io 20 secondi, guarda. No, 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 no. Allora no, è qui, è a questo piano. Quello. Sì, apri le porte. Il piano è quello, hai ragione. Però allo stesso te la dico. Va bene. Io pure, ce ne sono quattro, cioè. Aspetta, aspetta. Non è tanto difficile, effettivamente. Allora, in questa stanza mi pare che non ci sia. Mi pare. Guarda che dei tetti, tutto buggato. Perché no, lui, stai zitto. Lui tende molto a infiltrarsi. Ok, già abbiamo capito dove è pure Alex. Allora, questo era un buon nascondiglio, ma non sembrerebbe esserci un rogio catorgio. È quindi, un rogio. Un rogio catorgio potrebbe essere magari qui. Insidia. Guarda, si vede un braccino. Ah! No! Ti apro il 4, Topango. Mamma guarda, mia. Guarda come è morto rovesciato, eh. Tutte quelle posizioni. Cosa? No, 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 no. Tutto rotto. Beh, però, insomma, è cultura generale, no? Non si può dire. No, non si può dire. Vabbè, lo bipperò, se mi ricordo. Però c'è un'altra cosa qui in questo edificio. Un tizio buggato, dici? Bravo, un tizio. Perché umano non lo devi. Amico non lo possiamo definire perché fa schifo. Ma è una tizia, perché io non sto dentro l'edificio, quindi. Una tizia pure. Quindi è Anna. Ah. È silenziosa lei. È lei di brutto. Cioè, stavamo parlando di Alex sul tetto e adesso non è più. Ma Potre. Scusa, ma devi stare zitta, tipo? Eh certo, no, tu butti la palla e io la ributto a te la patata. Io cambio. Ma no, la patata bollente. No. Sei sceso dal tetto? Sì, è scappato da lì, è scappato da lì tantissimo. Cos'è? Cos'è questo rumore? Ha barato. No, che ha barato. Cioè, ha volato, l'ho visto. Abbiamo detto silenzio, turpe roito delle profondità. No. Non parlare. Brutto scrotocefalo aberrante. Ma continua a muoversi, vai in giro, guarda. Non puoi andare in giro. Sta tornando al mio posto. No. Adesso sei fermo dove sei. No. Sì. Sì. Ok, sta fermo, non mi muovo più. Se ti trovo, Alex. Adesso sono tipo in mezzo Chico, al niente. Sono invisibile? Sono invisibile? No, no, no. Ok, lo divengo? Sì. All righty. Alex, ti devi preparare a uno degli scagazzamenti più no. Royals della tua storia da cagasotto, eh? Che tu non sei altro. Chico, stai fermo perché mi distrai tantissimo. Scusami, non smetto. Ah, voglio sapere. Voi, morti. Basta questo rumore, mannaggia Pippo. No. Avete visto dov'è andato a insidiarsi? Sei molto vicino. Devi stare zitto. Sinistra. No, aspetta, io sono in cielo, com'è possibile? Non è possibile. Tu come sei in cielo, che vuol dire? No, ma si sta spostando ancora. Non ti devi muovere. Scroto. E poi quel sedere enorme che scrofina sulla sedia. Ma oliala questa sedia, oliala. Che ogni volta si sente questo tuo rumore di ma ancora si sposta ancora. Non è possibile, non è possibile. Te lo giuro, tu stai andando al lato opposto comunque. Torna indietro, torna Alex, indietro. Alex, non ti devi muovere. Porca miseria. Guarda. Io gli revocherei la possibilità di creare hashtag. No, infatti non puoi più creare hashtag. Potete, finita, finita, lo non vedi, puoi più. Lo vedi? Dai, no, ma non potete anche facciamo i segnalini, scusate. Facciamo. Guarda il segnale. No, no, dai, no, non vale, non dovete fare i segnalini, va ma bene. Ma se posso 13 volte, non è. Hai ragione, fa schifo effettivamente, lui. Dai, vabbè, dimmi. Si è buggato, si è tutto buggato. Pure, io, pure. Lo ha calciato pure. Lo ha calciato pure. Datevene via. Allora, voi siete morti, i morti non si divertono, ok? Mamma mia, che cos'era? E non solo. Adesso rientri anche in gioco perché io non ti ho visto. Posso. Allora, Chico e Giorgio, via! Andate via! Eliminatevi dalla mia visuale, non voglio sentire una parola da voi. Fogne! Oh, e adesso è il momento mio e tuo, Alex. Hai tre secondi, tre secondi per nasconderti. Se fai un'altra volta quel verso con la bocca, io ti stacco la lingua e ci faccio una bistecca per cani. Ok? Uno di quei giocattoli che quando lo schiacci fa. Quello io ho trovato il nascondiglio. Bravo, se ti muovi sei morto. Adesso sai no, cosa non ti mi dico. Muovo. So già dove sei. Perché sei un imbecille, lo so invece dove sei. Hai volato, sei sì, talmente lo so. Stupido. Guarda, che io non dove credo. Sono? Non te lo dico, non te lo devi dico. Dirmelo. No. Allora non lo sai. Allora e non lo bugie. So. Va bene, dico una bugia.
bugia. Che brutto dire la bugia, eh. Quando uno dice una bugia è veramente un puzzone. Secondo me sei qua. No, no, mi sta prendendo un po' l'infarto, eh. Smettila di muoverti con quel sedere, ok? Si sente, sì che si sente. A mo' sta sedere la brucio, io non ma fallo. No. È orribile. Allora io credo di sapere che tu sei al piano alto del grattacielo, giusto? Sì. No, non è vero. Però sei zitti voi, ma basta, i morti non parlano. Dai zitto tu, non puoi dire bugie. Hai già barato abbastanza, Alex, fai schifo. Sei nel tetto del grattacielo. Del palazzo. Preso un tetto ma non del palazzo. Va bene, mi sembra un ragionevole indizio. Non ti puoi muovere. Ok. Sto fermo. Immobile. È il round più lungo della storia. Assurdo. Assurdo, ma, assurdo, ma da dove? Non ne ho idea. È tutto il round che non no. c'è. Assurdo. Alex muori. Che bello. Okay. Non me lo aspettavo per niente. Mi ha preso un infarto. Sono contento. Ti devi cagare addosso. Devi guarda, devi tirare una scagazzata addosso talmente poderosa che si deve sfondare la mutanda. Guarda, è la sedia. Ma lui si razza. Sì. Allora, qua qualcuno gli è preso un attimo di malattia. Devo notare un certo Cicco, un certo Giorgio anche. No, come? Hanno deciso di urlare all'improvviso. Chiediamo scusa per la nostra malattia. Grazie, va bene. Accetto queste scuse. Non fa niente. Vi voglio bene lo stesso. Adesso cerchiamo quella schifosa di Anna. Oh, oh, allora, innanzitutto modere i termini, capito? Allora, qualcuno... Io non mi sono mai mossa dall'inizio. Sono qui accucciata buona buona. Oh. Qualcuno dica dove è Anna. Qualcuno non lo sa. Non lo sanno dove è Anna. Mai vista. Assurdo. Mai vista Anna? Cioè, non t'ha visto mai, nessuno? Mai, Anna, se hai trovato un nascondiglio o qualcosa, sei in acqua. Sono in acqua. Allora fa schifo Anna, ragazzi. No, non vale in acqua, no. No, no, vale. Cioè, che, allora, tu chiedimi, io ti rispondo nel limite del possibile. Anna, sei tipo sotto l'isola? No. Non è vero, c'è solo acqua. Non è possibile, sei infatti sotto. Infatti che acqua c'è? Solo Anna, quella. Sei tipo qua no, dove ci sono... No, non c'è solo quella. Anna, sei qua dove sono tipo queste barchette del cacchio? No. Sei io ho capito dov'è. C'è ancora di nuovo quel verso nelle orecchie, quello tipo infatti, che fa. Infatti, basta con questa macchinetta del caffè. Non so dove sei. Sei dove ci sono tipo questa specie di molo di mattoni, eh? No, ti ho detto che non sono sotto l'isola. Cacchio sei? Sei dentro assurdo, il palazzo, cioè non la Anna? Vedo. Come? Dentro il palazzo? Sì. Dai, ma non è non possibile. Non ti dico nient'altro perché ti ho detto precisamente dove sono così. No, perché mi stai bar... Ah, ma qui c'è tutto un... Non è che sei qua dentro, non è possibile, questo è il legno. Ma hai detto che sei dentro il palazzo, giusto? Non, questo sì, non è sono nel palazzo. Anna, sei una bara, non è possibile. Anna, hai rotto le scatole, non è possibile, esci. Esci subito. No, no. Ah, non è, scusa, non vale. Amici, divenite mostri. No, ma perché divenite? No, via, via, via. Veloce. Aspetta, ma è qua sotto? Qua c'è un piano allagato? Forse. Sei nel sotterraneo allagato, io Anna? Io mi sono mostrificato. Allora, basta! No! Controordine, no? Non tocco. Fermi, l'ho trovata. Beh, no! Niente, è andata. Oh, che ogni volta è che si mostrifica. Mi sono alzata, se no col cavolo che mi trovi. Zitta, ogni volta che si mostrifica uno di voi mi si congela il gioco. Siete veramente dei deficienti comunque. Non lo faccio cioè, più. Capito che io dico di fare una cosa, ma tutti, c'è bisogno di farlo tutti? Tutti? No, non lo faremo mai più. Tu di sicuro, perché tu il mostro non lo farai mai più nella tua vita. Non mai. Puoi farlo. Illegale. Vedrai, lo sto facendo. Ti sto dando la garanzia che tu non diventerai il mostro. Mai. Mai. Dove cacchio siete? Dove ma siete? Qui, dove sei? Guardami e dimmi che sono stata brava. Sei stata molto brava purtroppo. Grazie. Diversamente da quel pisollo di Cicco, da quello ciao. Schifo di Alex, da quel Giorgio idiotorgio. Ah, io non mi trovo. Idiotorgio. Siamo a tempio rosso. Alex, che sega che sei. Veramente non è possibile. Dai. Anche Giorgio non mi trovava. Giorgio, io ero all'inizio. Fai veramente schifo, sei un demente. No, ok? No. Sì. Scusa. Sei un. Non lo so, sei uno yo-yo sputato, senza corda. Scusa, Ha sputato pure, ma sei che. Ma no, cosa fa? È un ma lama. Che versi fai? Ma cosa sei? Sei espulso. Scusami. Vai dietro un albero. Basta, non ti voglio vedere più. Oh, per l'ultimo round, siccome avete fatto schifo. Cioè, Anna è stata l'unica brava. Deve fare lei il mostro. È assurdo. È per forza, certo. Per forza. Vai, vabbè, Anna. Ma è un incubo fare il mostro. Puoi divenire, pensa a te, ti concedo anche l'onore di essere il Mister Forchetta. Quindi no, proprio. È quello più rotto. Il vabbè. Massimo dell'onore. Mamma mia. Sì, allora, assolutamente. Vai, però entro la giornata. Non mi ricordo che. Aspetta, lo trovo, eh. Ah, sì, eccolo. Vale. Aspettiamo 10 minuti. Boh, okay, che bravo. Dai. Bene. Allora noi gli altri. Ok. Noi altri ci nascondiamo. Quello farebbe paura. L'angolino. Solo ad Alex comunque. Bene. Chi è che mi si è buttato addosso? Cicco, che è successo? Ma che è successo?
Ancora! Chico, sei un demente, anche ma tu. Ma che è successo, scusa? Mi ti butti addosso. Te stavo curendo. Scusa, ma cosa siamo? Uno stormo tutti insieme? Cos'è? Ma io me ne vado, via. Ma andate, via, ma vai via, vado Alex. Anch'io, no, ciao. Io con te, amici. No. No. Come no? Non ti vuole bene nessuno. Anzi, me ne vado addio. Bravo, vai, nuota lì nel mare. Allora, Anna, Alex è in mare, vieni ma a ucciderlo. Stai zitto. Puoi partire su. Stai zitto tu, no, sai. No, puoi partire, no, io non sono nascosta, aspetta. Neanche io, effettivamente. Ok, qui è molto buono. Girati. Aspetta, prendi il conto fino a 10 e poi parto. Chico, no. Ti vedo. Una roba assurda qui, eh. Davvero? Aspetta. Te lo giuro, è bellissimo. Vengo. Ok, aspetta. No, c'è Giorgio. Ma vai via. No, Giorgio, no, già via. Aspetta, Giorgio. Giorgio, vieni qua. Giorgio, vieni subito qua. Dove sei, Giorgio? Ma qua sono dietro di te. No, dove sei? Aspetta. Vai via, Giorgio, e fai schifo a tutti. Ok, Chico, ci sono, Vai, oddio, wow. Wow. Ma vai via. No, è buono qua. Fermo. Ma c'è anche Giorgio. Giorgio, vai via, vai via, no, topo. Ma dove sono andato? Ratto schifoso. No, cambiamoci, tu mettiti qui. Aiuto, dai, perché uccidilo, ammazzalo, Anna, ammazzalo. Ho cambiato strada. Ok, ma sei deficiente, scusa, perché? Anna. No, perché? Giorgio! Allora, ho urlato. Perché sono connessi chimicamente, capito? Ma sono venuto incontro, sono scemo. Sì, è quello che cerco di dire. Una possibilità di sopravvivenza, Giorgio. Non l'hai sfruttata e quindi meriti di comunque, fare quella. Alex è il più imbecille di tutti. È qui, e vai sott'acqua. Ma veramente, io non sono neanche visibile. Tira no, sulla te, è inutile. Ma se mi sei rotta, ma cosa fai? Ma vai via. Ma ti prendo a martellare. No. Ma guarda questo. Ehi. Ho fatto un po' di rispetto per Mr. Forchetta, va. Adesso basta. No, che è successo? Che è successo? Adesso corre, Cristina, chi può? Divengo. Ti ammazzo, Anna, sei morta. Ma come? No. Non doveva uccidermi prima. Te l'avevi finito? No. Ti mancavano da uccidere altre persone. E invece hai cercato di uccidere me? Hai infranto le regole di Lion. Hai infranto la regola numero... Ti ho fissato per un quarto d'ora. 712 / bis. Attento, Chico. Che ti vedo, ti vedo. Vai ecco. Via. Ok. Giustizia è stata ristabilita, però purtroppo è ancora il turno di Anna, quindi dispiace, non è finito. Anna, rimostrizzati, io rientro in gioco però e sono in compagnia... Ma dove cappero sono? Non lo so, è problema tuo questo, che vuoi, cioè sei scema, non lo so, abbi pazienza, sto cercando di... Ma Alex in tutto questo è tutto tranquillo. Alex ha urlato quando tu sei stato preso perché è stupido. Ma chi è che è rientrato in gioco? Sono io, quindi hai preso Giorgio e Chico. Giorgio. Ok, molto bravo. Ma quanto sei illegale dopo la 10, scusa, quanto sei illegale? Perché? C'è la scaletta. Dove? Allora. Ok. Ah, è vero, sì, è verissimo. Vattene via, brutto mostro, imbecille. Vado proprio via, ok? Adesso. Perché io e te, da oggi in avanti, non ci conosciamo più. Vai addirittura. Sì, perché sei una schifezza. Mi stavi dando del baro quando avevo ragione. Di solito lo fai, capito? Ma cosa? Come ti permetti? No! Mostro. Mamma mia. Guarda quanto sei brutto di lì lontano. Chico, non ti do via immediatamente. Ma perché mi vedi? Come brutto fai? Sei brutto. Brutto proprio. Vado sottoterra, basta. Vai, ecco, bravo, vai dove stai. Ok. Quindi rimaniamo da trovare Alex e io. Anna, sei noiosa, non sta succedendo niente. Sto provando a cercare. Ah, la senti? Dai. Bello de mamma. Impegnati. Io t'ho trovato a te, ok? No, non è quindi vero. Sei un lavoro in più che mi è stato dato. Allora, prima di tutto. Ora sto cercando Alex. Mi stavo sputtando addosso. Chiediamo ad Alex un indizio. Alex, dove sei, schifoso? Sono nell'edificio. Di nuovo, ma fa schifo! Ma non ci sei mai stato, ma cosa dite? Non ci sei mai stato tutto il tempo che sei lì dentro. Cosa sta succedendo, scusami? Lo sto cercando, aspetta un attimo. Vediamo, okay. Anna, ti aiuto io, sto dando una spizzata dalle finestre. Se lo io trovo visto, ma tu non mi vedi. Allora è più in alto, è tipo qua, vediamo. Sicuramente. Vediamo un po'. Sicuramente è qua. Alex? È rotto da qualche parte quel rognoso. È rotto da qualche parte? Ho trovato un posto magnifico. Si è rotto da qualche parte. Guarda, io, guarda. A vedere. Qua dentro. Ma è bellissimo, è un genio! Bellissimo! Porca miseria! Ma è illegale? Voi due non potete venire a vedere, assolutamente. No, non ti ho perso io. Va bene, e non dovevi neanche cercarci, pensa a te. Però c'è un problema, mio amico. E non si chiude? Ma l'hai rotto? L'hai tirato via? No, non era così. Ah, pensa a te. Chiudilo con un materasso. Credo che con un materasso, così Anna sa dov'è. Credo che con si vede, sai. Però posso... Aspetta, Alex. Ecco, quasi bene, no?
Cioè, sì. Non proprio perfetto, però. Ti hai messo un termosifone. Ok. Allora, Alex, ti ricordo che cosa le regole del gioco. Tu non ti puoi più muovere da lì, giusto? Qualsiasi cosa accada. Non faccio neanche potresti. Ok. Anna, Alex è tipo uno degli ultimi piani. Se, se ti muovi, aiuto! Ti espulgo dalla vita. Praticamente, Anna, vedrai che c'è una libreria. Che però l'ingresso della libreria è mezzo rotto e c'è l'imbecille annidato dentro. Ok. Aspetta, okay, sei al piano giusto. Sì, brava, guarda un po' più qua. Vieni, vieni. Dove? No, hai sbagliato. Ho detto clicca che sei al piano giusto. Clicca a caso, non cliccare a caso. Qui, qui. Anna, qui, qui. Aiuto! Qui. Qui? Vedi che qui dentro. Sì, c'è tutta la libreria. È lì dentro lui. È lì annidato. Adesso, aspetta, che te lo stanno. Ferma, ferma. Guarda. Adesso tiriamo. Sta tirando lui dall'altra parte. Via, via, bro. Che bello sto posto. Hai visto, Alex? Ma c'era un hashtag di, no, di disprezzo. Assolutamente ti è vietato lanciare hashtag. Perché e io oggi faccio. No, io ti blocco. Ti espulgo. Ma ti è stato revocato il permesso. Ti è stato revocato il permesso perché hai barato e ti sei mosso 20 volte con prove registrate dal mio amico, nonché imbecille, Cico. Perché no, tutte io. Tutto, tutto registrato. Tutto su on camera. Quindi, per questa volta ci fermiamo così con Alex, che la prossima volta non ci sarà più perché è stato espulso permanentemente ad effetto immediato dal nascondino con i mostri. E da oggi in avanti farà solo gli SCP da solo, però. Cioè, li registra solo lui. Sì, solo lui. Quindi, per questa volta è tutto. E da Lion, Cico, Anna, Giorgio e basta. Out!